particolare un'attrice che è l'altro volto della Dolce Vita, è Audrey Hepburn. Quasi sempre si ricorda Anita Ekberg, che chiaramente è presente, anche qui abbiamo un'intervista, però Audrey Hepburn era, diciamo, l'alter ego di Anitona e abbiamo voluto inserirla proprio perché lei era una protagonista di quegli anni e in particolare di Hollywood sul Tevere, di quella grande stagione di Cinecittà tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. E qui appunto la sentirete intervistata da Lello Bersani nel 1958. Lascia l'Italia con un po' di rinfrescimento perché sappiamo che Audrey Hepburn in Italia si sente veramente a casa sua, è una seconda madre, come lei ha detto, vero? Perché? Certo. Perché? Lei mi può dire forse perché? Io personalmente quando sono qui sono tanto tanto felice e che tutti che conoscono qui sembrano amici già di tanti anni e che volevo sempre ritornare. Mi dispiace tanto di andare via. E la sua casa, quella fissa, la sua fissa dimora, la sua abitazione, dov'è? A Hollywood? Non abbiamo ancora, non abbiamo deciso dove. Ecco, Un da quando giorno. vi siete sposati non siete mai stati No. fermi in una vostra casa. No, perché abbiamo lavorato a Parigi, a Londra, in Messico, in Hollywood, a New York, a Roma. E allora non abbiamo Ma non deciso. sente la necessità di una casa? Sì, ma non può avere tutto nella vita. Anche questo viene un giorno. Bene, e dove la farà questa casa? Non so ancora, non abbiamo deciso ancora. Lei dov'è È troppo nata? Lei difficile. dov'è nata? In Belgio, in Bruxelles, E Mel dov'è nato? a New York. Dunque, tra il Belgio e New York, beh, noi desidereremo tanto che A la casa non Roma, ci sia a Roma. Beh, forse. auguri a Audrey Hepburn e auguri a Mel Ferrer e lo saluti a nome degli ascoltatori italiani, suo marito. Grazie, arrivederla. Quando tornerà in Italia? Spero presto.